Cari MTIers, non ci avevo fatto caso prima, ma V per Vendetta ha raggiunto i 15 anni dalla sua prima uscita cinematografica in Italia. Mi sembra quindi il caso di parlare di questa pellicola che ha segnato un'epoca. Magari non sapete che V for Vendetta è uscito il 17 marzo, festa dell'Unità Nazionale, ed è una particolare casualità, visto che si tratta di un film riguardante rivoluzione e anarchia. Non spaventatevi ora dalle grafiche in sovraimpressione, non voglio certo i vostri soldi, ma nel caso c'è il link, sfruttamento di creatori di contenuti regna. Tornando al film, è tratto da una graphic novel della DC Comics, iniziata ben nel 1982. Come ha fatto quindi un'idea di quasi 40 anni fa a sposarsi così bene con la situazione del 2020? La domanda è interessante, ma allora dovremmo chiederci lo stesso anche per Akira. Ora, non perdiamoci nelle casualità del caos e cerchiamo invece di capire come sia nato prima il fumetto e poi il film. Il fumetto nasce in un inizio degli anni 80 da quella frangia fantascientifica nata grazie a 1984 di Orwell. Si tratta quindi di una classica distopia contro i potenti accusati di controllare e plagiare le menti di chi sta sotto di loro, con qualsiasi mezzo. Il periodo di uscita del film è poi abbastanza lontano dall'attacco alle Torri Gemelle, altrimenti il terrorismo, e in un momento dove comunque le persone sentivano una forte spinta al cambiamento. Inutile quindi ricordare i V-Day italiani di qualche anno dopo, che sfruttavano le maschere di Guy Fawkes e diedero poi vita ad un partito politico. Questo insieme di fattori creò il mito di questo film. Un mito giustificato? Vediamo di capirlo. La prima cosa da sviscerare sono i vari personaggi e la loro funzione nella storia. La prima è ovviamente Ivy, interpretata da Natalie Portman. Lei impersona il cuore innocente delle persone che si ritrovano in balia della situazione e forse, non lo avete ben capito, ma è lei la protagonista sia del fumetto che della pellicola. Lei subisce l'evoluzione dell'eroe, non Vi. Questo deve essere chiaro perché altrimenti state guardando un altro film. Ivy accetta di farsi carico della sua vita senza dare le colpe agli altri e trovando la forza di fare quello che ritiene giusto. Abbiamo poi Eric Finch, interpretato da Stephen Rea, investigatore che non accetta di voltarsi dall'altra parte perché gli dicono di farlo. Vuole scoprire la verità poiché vede che gli indizi portano ad altro. Lui è la mente analitica, la curiosità dello spettatore che vuole capire. Come non parlare poi del giullare di corte, Gordon, interpretato da Stephen Fry. Si tratta della sfaccettatura irriverente dello spettatore, quello che vuole mettere a nudo il re, non per cambiare il mondo, ma semplicemente perché fa ridere. Un personaggio che nasconde una profondità rilevante e che non è solo lì per fare scenette alla Benny Hill. Bisogna citare adesso l'uomo disposto a tutto per il potere, Adam Sutler, il cancelliere di questa nuova Inghilterra, interpretato dal mitico e solo John Hart, che gli dona una profondità inarrivabile in quelle poche scene che ha a disposizione. Questo personaggio impersona il cattivo comune, che brava il potere e il raccoglie sotto di sé tutti quei personaggi negativi che lo possono aiutare ad ottenerlo. Ma quindi, dove si pone il personaggio di V? Il personaggio di V l'ho lasciato per ultimo, poiché è indubbiamente il super cattivo del film. Questo perché è palesemente un cattivo, nei modi e negli atteggiamenti, non importa se sia un cattivo che uccide solo altri cattivi o che tenti di risvegliare le anime delle persone, sei comunque un pazzo senza empatia che tortura brutalmente una donna che in realtà vorrebbe avere solo per se stesso. Sei un pazzo perché nessuno sano di mente parlerebbe tutto il tempo facendo citazioni da decine di opere diverse. Sei un pazzo perché pianifichi uno dei piani più complessi e difficili che si possa immaginare per poterti vendicare dei torti subiti e per giustificarti dici che lo fai per la gente. V è un personaggio negativo e al massimo di lui si può dire che è un cattivo necessario. Quel cattivo funzionale ad abbattere una moltitudine di altri cattivi per poi ripartire a ricostruire la società. In tutto questo però l'interpretazione di Hugo Weaving è qualcosa che ti fa accapponare la pelle ad ogni battuta. Ogni volta che rivedo il film c'è sempre qualcosa di nuovo sulla sua interpretazione che mi stupisce.
Penso che tutti conosciate la trama, ma vorrei comunque approfondirne alcuni punti. Siamo in una Londra in cui vige una specie di regime marziale imposto dal Cancelliere Supremo. Tutto questo dopo fatti terroristici che hanno colpito il Regno Unito. Vi salva Ivy da una ronda delle guardie che sembrano più che dei teppisti o mafiosi che protettori dell'ordine. Fa saltare poi il Bailey, edificio storico di Londra, e infine chiama tutti i cittadini ad una grandissima adunata per rovesciare quella che è più una grande dittatura distopica che altro. Le persone lentamente si risvegliano, prendono coscienza che possono farcela e un anno dopo vanno tutte in piazza a protestare. A quel punto l'esercito oppressivo fino a quel momento non si oppone con la forza e il grande cambiamento arriva. Nel mentre vi riesce a uccidere tutti quelli che avevano fatto un torto e alla fine muore. Una trama semplice che parte da un bisogno umano, quello di sfuggire ad una oppressione reale o percepita, e che però finisce nell'utopia di un cambiamento quasi senza sforzi o fatica. Dico questo perché la democrazia nasce dal sangue e, ahimè, muore tra gli applausi. Lo dimostrano i fatti mondiali degli ultimi anni. Una trama che piace, quindi, perché l'oppresso riesce a liberarsi. Peccato però che tutto questo sia fin troppo semplicistico e secondario in questo film. Il mio giudizio su questo film è chiaramente mutato nel corso degli anni e delle varie visioni, un film che reputo ovviamente ottimo, ma prima per un motivo, il volere un cambiamento, e ora per un altro, i limiti dell'ideologia. L'avrò visto una decina di volte almeno, ma ho il rammarico di non averlo mai visto in sala. Infatti in quel periodo avevo iniziato da poco a lavorare su modelli di macchine da Formula 1 in una galleria del vento e i turni erano stancanti. Inutile dire che dopo le prime visioni ero totalmente trasportato dall'empatia di questo personaggio senza nome e che bramava la sua vendetta per una vita che gli era stata strappata. Il film è maledettamente ben congegnato ed organizzato per farti cadere nella trappola emotiva, evitando di mostrarti un contrappeso esterno a quel mondo distopico. Il ritmo è incalzante, la continua scoperta di piccole briciole sul passato di questo numero 5 ti legano alla sedia del complottismo in cui noi tutti alla fine sotto sotto cadiamo. Un film che difficilmente invecchierà male, anzi, lo guarderemo sicuramente tra altri 15 anni, dotato di ancor validi effetti visivi e di una colonna sonora che ti trascina. In conclusione, V for Vendetta è un film che va visto almeno una volta nella vita, come Il Conte di Montecristo del resto. Prima di regalarvi però l'ultima sorpresa, ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di commentare e condividere questo video. Sui miei social trovate anche altre cose interessanti e in descrizione il link per una donazione. Intanto però eccovi la sorpresa, non volevo dirlo a nessuno, ma io sono M. Buonasera, Italia!